passeranno di qui, che non ci dimentichiamo della fatica e del lavoro che è passato attraverso queste fabbriche e queste macchine. Ricordo, magari non è un ricordo piacevole, ma secondo me bisogna comunque non dimenticarsi. Ricordo che il sanatorio di Legnano è stato costruito dagli operai e non solo, ma anche col contributo degli operai, proprio perché in queste fabbriche ci si ammalava anche di TBC. Cioè si viveva in condizioni, certamente poi l'imprenditoria illuminata provvide a fare tante cose. Abbiamo ancora dei monumenti storici come le case Cantoni, le case Bernocchi, le case popolari, le villette. Insomma, non dobbiamo dimenticarci, e quello che oggi facciamo vuol dire che noi non dimentichiamo il passato, e credo che la nostra città deve essere orgogliosa di non dimenticare un passato grande. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato.